Allora che lettera? Decido io? Non, non decidi tu. La? Eh? E? Lettera E. Perfetto. Nomi! Ernesto. E con sta barba chi potevi mettere? Emanuele. Erpatata. Dai, nomi. Erpatata? Madre, Erpatata non è un nome. Francesco, eh? Guarda che ne conosco almeno tre. Ma che c'entra il soprannome? Zero! Che poi al massimo patata può essere una cosa, Andrea, ma non un nome. Dai. Cose. Se mo cose metti Erpatata, io giuro che ti depenno dall'agenda. Ah, ma ti sembro il tipo, scusa. Elica. Elastico. Effemeride. Effemeride. Perché mi devi costringere ad andare a prendere il vocabolario? Perché? No, Claudio, perdonami, oggi sono io che ti invito a portare qui un vocabolario. Oggi, per favore, non cominciamo pure oggi, eh? Andrei, spiegaci che è su effemeride, come è scritto? E che sarà? Sarà qualche oggetto di qualche videogioco fantasy, World of Warcraft. Prendi lo scrigno, c'è l'effemeride, eh? Livello successivo. Uno che a nome mette il patata, che ti aspetti? La vostra ignoranza è destabilizzante, Ah sì? E allora illuminaci, dato che siete tanto bravi, eh? eh? Ti illumino, effemeride. Dal latino effemeridem, accusativo di ephemeris, ossia dal greco a sua volta ephemeris, che significa giornaliero, quotidiano. Nell'antichità era un libro dove venivano trascritti tutti gli atti quotidiani del re, o in astronomia una tabella dove vengono riportati i dati dei movimenti di un corpo celeste in funzione del tempo. Ha messo al culo. L'ho messa al culo, sì, 70 punti. Ma che 70 punti? No, Poi al no, 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 nome. no. Quando ci vuole, ci vuole. 70 punti. Grazie. Bravo. Stiamo in discesa. Città. Edimburgo. Empoli. Helsinki. Davvero detto Helsinki? Andrea, Helsinki si scrive con l'H. Scusami, quindi tu credi ancora alla patina dei denti, allora? Che cazzo c'entra la patina dei denti, mo? Francesco, l'H non esiste. Prima scrive effemeride, poi Helsinki con lei, perché l'H non esiste. Io ho bisogno di una vacanza. Andrea, cerchiamo di non perdere tempo, eh? Helsinki si scrive con l'H, se del caso che l'H sia una lettera dell'alfabeto, quindi esistente. Francesca, apri gli occhi, queste sono cose che ti vogliono far credere. Le scie chimiche. C'avevamo Adam Kadmon. Ah, sfotti, sfotti, dai, fammi sentire come si pronuncia Ma l'H. che c'entra? Si sa che l'H non ha un suono, è muta. Come? Questo cosa sarebbe, perdonami? Un suono che cerca di uscire ma non ce la fa? Una lettera dell'alfabeto che cerca il suo posto nel mondo ma non lo trova? Un rantolo che è dentro, che cos'è? A che serve poi l'H? L'H serve per esempio tra la C e la E per scrivere che. 2015 scriviamo che col CH? Ti prego, dimmi che non sta per dire quello che penso. Claudio, l'H, fra, l'H! Sì, vabbè, comunque muto o non muto, esistente o non esistente, Helsinki si scrive con l'H, ok? Su ogni dizionario, in ogni Atlante è scritto con l'H. Helsinki! Scoperta di un complotto. 70 punti. Animali che hai messo? Elefante. L'elefante sarebbe con la L, però. Vabbè, dai. Ermellino. No. Fatti chiare, amicizia lunga. Se tu metti ermellino, io mi prendo anche 10 punti di erpatata. Il bello è che nella sua testa tutto questo segue una logica. La cosa è grave. Andrei, in erpatata, R è un articolo dialettale, ok? Mentre per quanto riguarda ermellino, ermellino è una parola, ermellino attaccato. Vabbè, allora non è un problema, scrivo erpatata tutto attaccato anch'io. Andrea, erpatata è un nome composto da due parole. Vedi che è un nome, quindi sono 1000 punti per il tempo che mi avete fatto Sì, va perdere. boia, numero leone. Finiamo presto, punteggio. No, no, che punteggio, c'è lo step successivo. Chi ha messo, Personaggi fantasy. mo? Andrea, è possibile che ogni volta che giochiamo a sto gioco tu ti devi inventare una categoria così, di sana pianta? Dai, chi ha scritto? Personaggi fantasy, ermafrodita. Ermafrodita. Ma non era vegano. E quindi? E la deforestazione? È riciclata. Grazie.
Bye.